Buongiorno, do il benvenuto a Vincenzo Buonfissuto, imprenditore siciliano, giovane, come vedrete, ma con l'ambizione di chi sta facendo grandi progetti, perché appunto è mosso da idee sostenibili, da idee ambiziose, e parliamo di arte pasticcera siciliana e di progetti sostenibili che daranno uno slancio culturale importante alla Sicilia in Italia e nel mondo. E rapidamente nasce appunto da un'idea della pasticceria Buonfissuto di Canicattì nel cuore di Agrigento, il progetto Fustuc, adesso ci spiegherà Vincenzo di che cosa si tratta, e consiste in breve nell'adottare da ora in avanti una pianta di pistacchio per recuperare quest'area e quindi creare davvero un pistacchietto a chilometro, ma cosa dico, forse anche a centinaia, zero rispetto al laboratorio di produzione. Quindi Vincenzo, ecco, vedo che sorridi, ti lascio la parola e ti chiedo di spiegarci questo bellissimo progetto perché in tanti si possa partecipare. Allora, il progetto che noi stiamo realizzando, lo stiamo realizzando in crowdfunding. La bellezza ovviamente di questo progetto è che in azienda noi abbiamo avuto la fortuna, come dicevo, di trovare 30 piante di pistacchio secolari, dove noi già da quest'anno raccoglieremo i frutti. Però il progetto comunque consiste nell'andare, avendo un terreno adiacente, nell'andare a piantare altre 70 piante in maniera tale di essere autosufficienti nelle nostre produzioni di dolci al pistacchio, e in più c'è la possibilità, chi sostiene il progetto, oltre alle altre ricompense, che comunque sarà un crowdfunding reward, oltre alle altre ricompense che sono dal panettone al pistacchio 1, 2, 3, eccetera, eccetera, c'è la possibilità adottare, avere il nome ed il cognome in ogni pianta di pistacchio di chi decide di fare questo tipo di donazione. Quindi in questo modo voi avreste proprio la materia prima per poter realizzare, mi dicevi, il vostro best seller, che è appunto il panettone al pistacchio. Dico bene, quindi sareste autonomi in tutto. La stiamo mettendo tutta per poter realizzare questo sogno, ecco, e rivalutare il territorio. C'è un po' di tutto, c'è un progetto imprenditoriale, c'è un progetto sociale, c'è un progetto ecosostenibile e c'è un progetto a chilometro zero, ma voglio dire anche a centimetro zero, perché esci dal laboratorio comunque te lo ritrovi davanti. Ecco, non è un'esagerazione, è proprio così. E, è bello sentire dalle tue parole, la possibilità di riscattarsi, nonostante, insomma, l'Italia, il mondo stia vivendo e abbia vissuto un periodo molto difficile, soprattutto, diciamo, nel campo della ristorazione, quindi del turismo. C'è una grande voglia di rimettersi in gioco e questo progetto testimonia proprio la volontà e la passione di far continuare la tradizione millenaria siciliana. Quanto conta mantenere viva questa tradizione? Vincenzo, tu sei giovane, però proprio per questo hai un ruolo importante di ambasciatore. Dobbiamo prendere il lato positivo di quello che è successo e comunque non abbattersi e rilanciare, cioè nel senso che questo periodo, diciamo, di meditazione, perché comunque siamo stati a casa, siamo stati chiusi, e una persona comunque con la mente pensa, 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 e comunque io la vedo come un'opportunità, cioè nel senso che comunque usciti fuori da questo periodo, l'idea, il progetto è uscita subito fuori e siamo pronti, già tra una settimana siamo pronti per lanciarlo in piattaforma per vedere quello che succede. Ecco, quindi come si diventa coltivatori virtuali? Come si adotta un pistacchio da qui alle prossime settimane? Si può partire da una donazione libera. Mi piace il progetto, sposo la causa, questi ragazzi mi piacciono, questo progetto mi piace, do un sostegno libero, senza ricompensa. Poi saranno 10 tipi di ricompense diverse, che partiamo dalla prima, che può essere un panettone al pistacchio, 2, 3, eccetera, eccetera. Poi ci sarà la più alta, la ricompensa quella più alta, con la donazione ovviamente più alta, dove comprende 12 panettoni al pistacchio, una food experience in un'azienda. Noi ti invitiamo in azienda, ti diamo vitto e alloggio e ti facciamo vedere le produzioni, ti facciamo capire
dall'A alla Z come si produce quel tipo di ricompensa che comunque tu hai scelto, e poi un albero dei 70 a disposizione avrà il tuo nome e cognome. Sono convinta che questo progetto avrà successo. Soltanto un'ultima domanda: qual è quindi la piattaforma dove collegarsi prossimamente per fare le donazioni? La piattaforma è Kickstarter, è una piattaforma statunitense, è la piattaforma più grossa al mondo di crowdfunding reward. Se vi piace il progetto, sosteneteci, perché comunque più piccoli sostenitori a tutti i livelli abbiamo, più l'algoritmo della piattaforma ti rende visibile, e quindi per noi può essere un grosso supporto. Io ti ringrazio Vincenzo per tutto Grazie a quello te per l'opportunità. che stai facendo. In bocca al lupo perché è un progetto nuovo, giovane, fresco, e allora ci riaggiorneremo, insomma, con i prossimi sviluppi della piattaforma e del progetto. Ok, grazie mille.